Per quello. A me piaceva il periodo di Senna. Anche, capito? Siamo romantici. Guarda che è venuto a trovarci. Buongiorno. È arrivato il momento di avere un po' di galanteria, un po' di glamour. È arrivato il momento di Lady Tabata. Buongiorno, buongiorno Leandro, buongiorno Pippo, buongiorno Simone, buongiorno Fiorella, buongiorno Stella. Dell'Adriatico. Dell'Adriatico. Se lo dimentica sempre, poverino. Lega i giornali. Allora, noi come ogni settimana vogliamo approfondire la vita di un personaggio pubblico. Oggi di chi parliamo? Oggi io vi vorrei parlare di un vero figo. Chi è? Lui, l'uomo più affascinante, più carismatico, Renzi, più che stai dicendo? Figo che abbia mai conosciuto, Vittorio Sgarbi. Capra. Prova a dire 33, no, com'era? Non ce la fa. Sopra la panca la capra canta, sotto la panca la capra poi canta, campa, no? Campa, canta. Attenzione, Leandro da Silva. Sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa. Bravo! Ragazzi, io con gli scegli lingua sono... Cinque anni che mi umilia. Mamma, in portoghese. Vabbè, andiamo avanti. Cerchiamo di parlare. Potrei aver inventato qualsiasi cosa. Parliamo di Sgarbi. Allora, Sgarbi, come tutti sappiamo, è un personaggio molto particolare. Lui a volte fa vedere il lato peggiore di sé, soprattutto se è istigato. Quindi può diventare... I nostri amici Trio Medusa ci hanno costruito una carriera. Esatto. Raccomandati! Pulattone! Ecco! Quindi può diventare scorbutico, scontroso, provocatore, suscettibile. E dice anche le parolacce. Io glielo dico, Vittorio, non dire tutte queste parolacce. Ma lui ce l'ha. Ma lui niente, non mi dà retta. Mi dice, guarda, io alla provocazione devo rispondere assolutamente provocazione. Tutti ci ricorderemo appunto quando... ha detto capra. A chi lo diceva poi capra? A una donna. Ma mi ricorda anche gli scontri con D'Agostino, no? Cioè con Mike, sì, Buongiorno, voglia. Sì, però c'è da dire un però. È un uomo affascinante e piace tantissimo alle donne. Allora mi chiedono, ma come può avere tutto questo fascino nei confronti delle donne? Non è proprio un figo, cioè a livello estetico non è poi livello estetico l'uomo più bello del mondo, ecco. No, però uno diventa l'uomo più bello del mondo quando è un gentleman, quando è disponibile e quando riesce al momento giusto, sì, a darti delle emozioni speciali. E quali sono queste emozioni? Cioè come fai? Proprio noi che siamo poveri immortali, no? Come facciamo a dare queste lui emozioni? Lui ti fa vivere una favola, perché lui è un uomo dolce, attento, disponibile, sincero, è un uomo capace di mille attenzioni. Insomma, lui è veramente un uomo che riesce in un momento a farti vivere una favola, come ho detto prima. Cioè lui ti racconta un quadro e poi ti bomba, capisci? A parte la sua grande cultura, che rimani incantata ad ascoltarlo. Sono testimone, affascinante. Affascinante. E allora io penso che non è la bellezza, non è soltanto muscoli e fisicità. A volte la bellezza e le emozioni che riusciamo a trasmettere alle persone che ci piacciono. Lo dico sempre io. Guarda come sono facile, guarda, è il mio cervello che incanta le donne. Tu mi provochi tante emozioni, Pippo. Tante emozioni, no, proprio, no, soprattutto quando vado al cesso, le emozioni. Ma che dai! C'è il mio santino contro la stitichezza. Bene, grazie Lady Tabata. Abbiamo conosciuto meglio anche la figura di Vittorio Sgarbi. Ci risentiamo settimana prossima. Quindi emozioniamoci. Bye bye.